soltanto uno si prende il modem industriale, lo attacca in USB a qualunque tipo di appliance. Qua abbiamo anche già le porte, sia per la 433 come frequenza che per la 868. Perfetto. E, diciamo, il form factor abbiamo detto è PCI Express, sì. Quindi uno teoricamente potrebbe anche attaccare altre periferiche? Cioè... Assolutamente. Tutta la parte 3G, 4G abbiamo seguito lo standard industriale, quindi qualunque modem di qualunque vendor. Perfetto. Ah, qualunque modem? Sì. Ok. Qualunque modem di qualunque vendor. E quindi teoricamente una volta che ci sarà il nuovo aggiornamento non sarà difficile sostituirlo? Assolutamente. Così come sviluppare delle schede specializzate, per esempio, sullo stesso form factor potrei ad esempio aggiungere degli attuatori. Perfetto. Perché la comunicazione è tramite USB, grazie all'FTTI trasformo qualunque UART in USB. Non c'è la possibilità, oppure sì, di accedere direttamente all'hardware tramite dei pin, per esempio, o qualcosa di compatibile Arduino, giusto così per dirlo. In questo caso, su questo tipo di oggetto no, mentre abbiamo sviluppato qualcosa di ancora più evoluto che è il nostro IoT Hub, che come vedete qua è, ad esempio c'è una Raspberry Pi, della quale abbiamo mutuato tutta la piedinatura, anche è completamente isolato, tre uscite a 12 volt regolate da relè, 16 input con alimentazione da 12 da 0 a 12 volt, 232, 4 canali 485, però la Raspberry è un modulo che si aggiunge al nostro IoT Hub industriale, si può sviluppare qualunque cosa, ad esempio anche attaccarci un Arduino, e utilizzando questa piedinatura a 40 pin c'è l'accesso a tutta la circuiteria, sia in input che output, che esporta, perché noi produciamo questa parte qua, quindi le porte, gestione della batteria con carica e scarica della batteria e verifica ad ogni riavvio. Assolutamente, con 40 pin quello che volete.